Buongiorno a tutti, bentornati. Oggi siamo in Valle di View e notiziona delle notizioni, pare non esserci vento, però bisogna vedere una volta arrivati in cima. Sì, oggi praticamente stiamo assistendo ad un mezzo miracolo, perché chi ci conosce sa che oramai il vento noi ce lo mettiamo in tasca al mattino, ce lo portiamo da casa, e chi invece magari comincia a seguirci oggi per la prima volta può valutare, guardando i video degli ultimi 2 anni, se praticamente non siamo davvero stati tormentati dal vento. Ma oggi, miracolo di Pasqua, forse. Crociamo le dita. Stiamo salendo alla punta Imperatoria, che è considerata la punta più importante del massiccio del Civrari. E vediamo se la clemenza del non vento ci accompagna fino in cima. Cominciamo a camminare perché sono circa 3 ore e mezza di cammino e un 1100 metri di dislivello. Andiamo! Superato il colle dell'Is, raggiungiamo il borgo di Niquidetto, dove parcheggiamo l'auto a bordo della strada e prendiamo il sentiero numero 104 in direzione Monte Civrari. Appena superata la chiesa si gira a destra e si prende a salire subito un sentiero ripido. Anche questa è una zona ricca di vecchie case abbandonate nei boschi. Ormai se ne vedono ovunque. Arrivati all'Alpe Frera, prendiamo a sinistra lungo quel sentiero che sale su di lì. Oh, che bello, se tutto va bene passiamo sulla pietraia. Piccolo tratto in cui bisogna usare le mani, ma non è niente di complesso, si fa abbastanza facilmente. Eccoci, siamo quasi arrivati al lago del Civrari. Nel frattempo, voi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così potete continuare a seguirci nelle nostre escursioni. Eh già, abbiamo raggiunto la quota neve. E niente, ci tocca di nuovo camminare sulla neve, anche se senza volerlo. Vabbè, finché tiene. Aia. Siamo arrivati al laghetto del Civrari. È ancora tutto ghiacciato, ovviamente. Qui sotto c'è il ghiaccio e c'è il lago. Ora, se la neve ce lo permette, dal laghetto saliamo su al colletto del Civrari. Oggi qui è da bronzatura, ragazzi. Mamma mia. Ma in realtà non credevo di trovare ancora tutta questa neve. Valanga in quel punto lì, piccola valanga, slovina, anche lì. Quindi occhio. Noi per fortuna dovremmo continuare su questo lato della montagna. Vabbè, dobbiamo cercare di evitare la neve, quindi andiamo un po' su dove capita. Il panorama comincia a essere interessante là in fondo. Oggi si va di Ravanage Sauvage. Oggi siamo un piccolo distaccamento del Nanga Team. Ravaniamo.
E che cavolo, ce n'è ancora fino al colletto, mi sa. Bello. Che spettacolo laggiù. Bello, bello. Invece guardando su di qui non è tanto bello perché abbiamo ancora un bel pezzo, sì. Siamo riusciti ad aggirare la neve e a intercettare nuovamente il sentiero che ora qua sale veramente ripido. Stiamo per arrivare al colletto, ci siamo quasi sotto. Ragazzi, eccoci arrivati al colletto del Ciurari. Spettacolo da qua. Devo riuscire a salire qua. Wow. Bello, bello. Vado. Dal colletto ci volgiamo a destra e saliamo su questo pendio verso la Punta Imperatoria. Vabbè dai, ci è andata bene finora con il vento, adesso ha preso a tirare una leggera brezzolina gelida, mi sa che ci rimbacucchiamo bene, però ci è andata bene finora, quindi possiamo essere soddisfatti. Eccola lì, si vede la nostra meta di oggi, quella cima lì, là alle spalle il Gran Paradiso e dietro quella il Monte Rosa. In qui abbiamo il Rocciomelone. Spettacolo, bello bello. Visto che è mezzogiorno abbiamo deciso di fermarci a pranzare. Oggi ricetta, non vi svelo niente. Zucchine. Adesso aggiungiamo il riso, quindi risotto con zucchine e il tocco finale che arriva tra poco. Tocco finale, gamberoni. Ok, menù pronto, possiamo mangiare. Un minutino di cottura in più al riso ci stava, però va bene. Speriamo che siano cotti i gamberoni. Sì, sì. Buon appetito, raga. Buono. Risotto, gamberi e zucchine. Top. In montagna soprattutto. Sì. Cosa volere di più dalla vita? Mangiare abbiamo mangiato, adesso saliamo sulla Punta Imperatoria e poi scendiamo giù. Da qui comincia l'ultima parte di salita alla vetta. Eccoci arrivati alla Punta Imperatoria, 2302 metri. Evviva, oggi ce l'abbiamo fatta, non siamo stati tartassati e massacrati dal vento, anche se un po' ce n'è stato, ma nulla di che. E chiudiamo qui questa escursione, vi salutiamo, vi aspettiamo la prossima settimana, ricordandovi qua sotto di leggere in descrizione tutti i dettagli del percorso e dove trovate anche i nostri canali social. Ci vediamo la prossima settimana, ciao! Ciao, ciao a tutti!